Dunque, Nicoletta Dosio, penso che non serva presentarlo per il movimento Notav, ma io direi in rappresentanza dell'umanità, quantomeno di quella migliore che abbiamo incontrato fino adesso. A Nicoletta, anche in virtù della sua esperienza con il conflitto che l'ha portata persino in carcere. Qui abbiamo anche un'altra persona che è stata in carcere, che io ringrazio della sua presenza, che è Emilio Scalzo. Queste persone sono, come dire, l'avanguardia di una resistenza, io penso. A Nicoletta vorrei chiedere se, come dire, questo contesto storico è dato, cioè è qualcosa che fa parte di un conflitto naturale tra il potere e chi si oppone, tra il capitale e chi si oppone, oppure siamo in un, secondo lei, visto che questa lunghissima traversata nel tempo della conflittualità, se questo è un periodo particolare dove vi è un aumento sostanziale della repressione ed una messa in crisi. Beh, intanto rappresentante dell'umanità è grossa. Io mi sento spesso davvero una piccola ombra al confine dell'impero, però tutto sommato penso che se salvezza c'è, non parte dal centro, non parte dal cuore del potere, ma parte proprio dalle periferie e quindi da quella periferia dove spesso esiste tanta ingiustizia ed è difficile poter far sorgere delle rivolte. Però sono convinta che il conflitto è anche la nostra salvezza. Il conflitto, in fondo, è un elemento della dialettica stessa. Il problema è quando il potere vede nel conflitto lo strumento che può metterlo in discussione. E noi proprio questo l'abbiamo provato. Quello che dovrebbe essere la normale dialettica cosiddetta democratica diventa invece elemento di repressione. Che dire? Beh, la nostra lotta è partita da lontano. Sono ormai 35 anni che ci stiamo opponendo a questa grande mala opera, ma questa opposizione è diventata poco a poco per tutti anche l'opposizione ad un modello di vita, ad una visione, intanto alla dimenticanza di un passato in cui i semi del conflitto spesso sono stati tacitati. È anche un momento per dimenticare quelle che sono le questioni del presente, ma soprattutto è la negazione di una visione del futuro. La repressione si è alzata contro di noi, grande, fin da subito. Non dimentichiamo, adesso stanno partendo i processi, per esempio, per il 2011, quando alla Libera Repubblica della Maddalena è stata tolta la possibilità di vivere. Sta partendo la repressione contro tutta una serie di denunce e di condanne
che a poco sono arrivati alla Cassazione e quindi siamo arrivati ai definitivi. Per esempio, proprio in questi giorni del 2011 si è concluso con il parere della Cassazione che ha ribadito la condanna per 19 compagne e compagni condannati proprio per gli episodi legati alla liberazione della libera Repubblica della Maddalena, liberazione che tentammo e che non ci riuscì, mentre nel 2005, come tu ricordavi, probabilmente non erano ancora così preparati ad una reazione come ci fu da parte di tutta una popolazione. Nel 2005, ricordiamo, il 6 dicembre del 2005 vennero a distruggere concretamente con le ruspe, già allora con migliaia di poliziotti, il campeggio resistente che avevamo messo in piedi per impedire la prima cantierizzazione proprio a Venaus. Due giorni dopo quei luoghi li liberammo e non furono più occupati da loro. La cosa si spostò anche in dispregio di tutte le regole minime, no? di appalti che avrebbero dovuto essere rimessi in movimento, si spostò appunto in Clarea, una valle piccola dove loro pensavano che sarebbe stato più facile mantenere l'occupazione loro dei posti. Bene, questi compagni avranno, ormai siamo arrivati alla sentenza definitiva della Cassazione, tutti quanti dai 6 mesi ai 2 anni e mezzo di condanna per aver fatto che cosa? Per aver tentato di opporsi alle migliaia e migliaia di lacrimogeni, alle truppe in assetto antisommossa che occuparono quei luoghi per permettere l'apertura di un cantiere che porta morte, che porta devastazione, fin da adesso, quando la grande malaopera in realtà non è ancora stata cominciata. Tutto questo nella nostra storia non ha fatto altro che rinsaldare i nostri rapporti, perché proprio là dove loro pensavano di poter dividere la loro prepotenza insieme alle ragioni profonde della nostra lotta, che erano la difesa della salute, la difesa del territorio dove vivevamo, la difesa anche di quelli che erano i servizi pubblici, che intanto proprio nel 91, quando cominciò la questione di questi progetti dell'alta velocità, che veniva a coincidere con la nascita dell'Unione Europea, che era poi l'Europa di Maastricht, la famosa visione dei corridoi di traffico da ovest verso est. Bene, da allora cominciò anche la privatizzazione delle ferrovie dello Stato. Cominciò il taglio dei cosiddetti rami secchi, che erano poi le linee che servivano davvero alle persone, la vera alternativa al trasporto su strada. Cominciò la privatizzazione del rapporto di lavoro con i ferrovieri, la chiusura delle stazioni, la chiusura delle strutture ferroviarie che garantivano sicurezza. Tutto questo perché i soldi pubblici dovevano essere sprecati nelle grandi male opere, che avevano un solo fine, non certo quello di rendere migliore la vita di tutti, ma quello di aumentare i profitti, ma anche i controlli sul territorio. Quelle famose linee che erano tracciate sulla carta geografica nel momento in cui nacque l'Unione Europea. Tra l'altro non dimentichiamo che nel 91 fu anche l'anno in cui ebbe inizio la prima guerra del Golfo, con l'intervento anche dell'esercito italiano. E quindi era ancora una volta la NATO, il patto atlantico. La guerra che adesso sta andando avanti più che mai, con l'invio di armi
Tutto questo era presente nella storia di qualcuno di noi, la lotta contro tutto questo, non nella storia di tutti, però fu proprio quel mettersi insieme per contrastare la devastazione delle nostre vite, senza chiedere tuttavia che quest'opera fosse spostata altrove, perché anche questo, non il senso di solidarietà, noi quell'opera proprio non la volevamo né per noi né per altri. Il vedere come queste richieste, che erano poi in difesa della salute anche, in difesa di una vita decente per tutti, scatenassero contro di noi quella repressione senza limiti, beh, questo fu un altro collante che svegliò le persone. E quindi nacque il movimento No Tav, che è fatto davvero di tante storie diverse, che però si sono unificate proprio sul piano del conflitto, delle ragioni di una vita decente per tutti, e quindi hanno fatto crescere politicamente le persone. Noi abbiamo anche imparato a non aspettarci niente dall'alto. La nostra è una lotta popolare dove non solo tutti sono utili, ma tutti sono indispensabili, dove davvero cerchiamo di dare ad ognuno secondo i suoi bisogni e di ricevere da ognuno secondo le sue possibilità. In fondo è questa la vita che vorremmo per tutti. L'abbiamo sperimentato in piccolo durante la Libera Repubblica della Maddalena, nei nostri presidi, davanti alle reti. Non avremmo la forza di resistere se non fossimo tutti quanti insieme e se non fossimo anche legati da legami d'affetto reciproco. Cioè ci sentiamo davvero, ecco, il termine famiglia noi l'abbiamo recuperato perché pensiamo che la nostra sia davvero una famiglia di lotta alla quale partecipano persone di tutte le età. Ci sono i nostri ragazzi che stanno portando avanti anche per noi ormai anziani quello che era il nostro sogno concreto, la nostra utopia concreta di sempre. E tutto questo è quello che ci dà forza. La repressione si è alzata contro di noi e ha cercato di rompere all'interno del movimento questi legami, facendo la famosa contrapposizione tra buoni e cattivi, no? I buoni valsusini facciano pure manifestazioni tranquille. Siamo in un paese democratico, quindi la libertà di dissenso a parole, adesso neanche più quello viene garantito, però qualche anno fa la libertà di dissenso a parole è garantita, purché non si faccia niente. E tutti quanti insieme siamo andati alle reti, abbiamo tagliato le reti, ci siamo esposti, abbiamo bloccato le autostrade e per noi è un grande onore ricordare tutto questo. È chiaro che la repressione si è alzata, però per noi questa repressione così indecente, così indegna, è però anche l'espressione della debolezza di chi ci opprime, perché per loro sarebbe facile tacitare chi non c'è. Noi sappiamo che con l'infinità di processi che abbiamo avuto, di noi è stato portato in tribunale quello che siamo e non quello che abbiamo fatto. In questi giorni vediamo la questione è davvero indecente di Alfredo, che lo Stato vuol far morire per una lotta che dovrebbe essere davvero la lotta di tutti, contro il 41 bis, contro l'ergastolo ostativo, contro il carcere. Io questa sera ho potuto riabbracciare delle persone che mi sono care perché hanno vissuto con me all'interno di quel non luogo
che è il carcere di Torino, uno dei tanti carceri di questo mondo. Chi fa questa esperienza sa che il carcere può e deve essere abolito. Può e deve essere abolito ed è possibile farlo attraverso la giustizia sociale, attraverso la nascita di una solidarietà non di facciata, attraverso una cultura di solidarietà, cosa che invece è sempre più messa in discussione. La scuola dovrebbe essere un elemento centrale per creare una generazione diversa. E la scuola che ci ritroviamo ad avere preparata, noi non crediamo più, sappiamo che non esistono governi amici, quello lo diciamo perché l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Preparata dal centro-sinistra va avanti a grande velocità col centro-destra ed è la cosiddetta scuola dell'eccellenza. La scuola dovrebbe dare a tutti secondo le proprie necessità e ricevere da tutti secondo le loro possibilità. Diventa sempre più una scuola selettiva. La stessa cosa riguarda la sanità, la stessa cosa riguarda i diritti all'interno di un paese che non ha mai avuto uguali diritti, ma attualmente quelle distinzioni sono anche, vogliono anche sancirle per via di legge. E quindi rispetto a tutto questo, che cosa dobbiamo fare? Abbiamo la nostra forza, ognuno di noi da solo non è niente, ma insieme riusciamo davvero ad essere una forza grande. Non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo essere fiduciosi e fieri nelle nostre forze. Dobbiamo lottare anche per chi verrà dopo di noi, ma per la dignità della nostra vita. Lo possiamo fare. Abbiamo da noi, dalla nostra parte, le nostre buone ragioni, ma anche la forza che ci viene dall'amore che ci lega alle persone, alla natura, dal desiderio di un futuro diverso, dall'amore per la bellezza di questo mondo che sarebbe davvero bello se non ci fossero tanti vigliacchi e tanti indifferenti. E quindi è contro l'indifferenza che noi dobbiamo mettere la grande forza della nostra lotta, sapendo che in fondo ogni lotta combattuta, anche se poi potrà anche non essere vinta, però valeva la pena di farla, di portarla avanti. E quindi siamo con i nostri compagni, con tutti coloro che lottano. Siamo contro i tribunali, il tribunale di Torino, che davvero è succube di quello che è il potere politico, economico, della guerra all'uomo, della guerra al territorio. Siamo contro l'ingiustizia e di questo dobbiamo essere felici, dobbiamo essere fieri della nostra semplicità, perché in fondo è questo, è l'affetto che ci lega. Vi ringraziamo comunque per l'invito. Siamo sicuri di non dire parole nel vuoto, siamo sicuri che anche voi, tanti di voi, partecipano alla lotta contro il TAV e non solo, e quindi facciamoci forza, che la forza dell'ingiustizia non è invincibile. Grazie.